Ciao, mi chiamo Gabriele e questa è una breve demo di Hybox per aiutarti ad organizzare la piattaforma ed ottimizzare la collaborazione con il tuo team di lavoro. Per invitare altri utenti, clicca sul menu Utenti, inserisci le loro mail e clicca su Invita. Puoi anche copiare il link e condividerlo direttamente con tutti i tuoi collaboratori. Per creare una nuova stanza, clicca sul simbolo più ed è un nome che sia associato ad un progetto o a una sezione dell'impresa come Sales Team. Da qui puoi invitare altri utenti ed iniziare a comunicare con le persone connesse con quella stanza. Potrai chattare, condividere documenti ed assegnare compiti. Per creare un compito, accedi alla sezione Compiti e clicca su Nuovo compito o entra in qualunque sala per convertire i tuoi messaggi in attività da svolgere. Premi Invio o clicca su Salva per crearlo. Dopo aver creato un compito, puoi assegnarlo ad un tuo collaboratore cliccando sul simbolo più e associare una data di scadenza cliccando sul calendario. Per compiti più complessi, puoi creare sottocompiti. Clicca su un compito e dal pannello sulla destra potrai aggiungere sottocompiti, assegnarli a persone specifiche e associare una data di scadenza. Potrai anche programmare compiti ricorrenti, come per esempio pagamento stipendi, per ricevere avvisi giornalieri, settimanali o mensili. Per una visione complessiva delle tue attività e progetti, puoi accedere alla vista calendario. Da qui potrai monitorare le specifiche date di scadenza e assicurarti che il tuo team completi le varie attività in tempo. Per chiudere un compito, con un semplice clic, Hybox avviserà tutti i membri della stanza che quell'attività è stata portata a termine con successo. La nostra demo si conclude qua, ma ricorda che per qualsiasi altro dubbio o curiosità sarà un piacere risponderti sul nostro centro assistenza. Inizia ad ottimizzare con Hybox il tuo modo di collaborare.